Al Donato Curcio si sfidano Picerno e Latina. La Z vuole rialzarsi dopo la sconfitta nel derby con Potenza, insidiare il terzo posto dell'Avellino e allontanare la Casertana a soli 3 punti di distanza. Il Latina va fortissimo fuori casa e vuole continuare il trend esterno, pronti via il lancio di Cadilli che trova Murano davanti a Guadagno, non può andare alla conclusione, allora dopo una serie di finte va al centro per Albatoro, addirittura Crecco che evita il gol dopo 45 secondi della Picerno che parte fortissimo perché dopo appena un minuto e mezzo altro lancio lungo, parte da dietro Murano che dunque è posizione regolare, scappa via la difesa del Latina, si infrange però sul palo il tentativo di gol del capocannoniere della Girone C, aveva preso il palo anche nella sfida contro il Potenza. Rivediamo qui il controllo ed il pallonetto con Guadagno che in questo caso non può fare nulla ma sarà grande protagonista del resto della partita. Si fa vedere in avanti anche il Latina, allora col bello scambio tra Di Livio ed Ercolano, proprio il figlio d'arte che arriva sul fondo, mette il pallone dentro. Crecco sul secondo palo, non trova però il tempo giusto per battere a rete e fare l'1-0 del Latina. Allora ancora è la Picerno che insiste, il bel inserimento di Novella, il cross per Murano che col destro va in porta, grandissima parata di Guadagno che poi si supera su Albatoro, velocissimo, si rialza come un gatto e va a negare il gol al numero 89, paratona del portiere classe 2003, come paratona anche dell'altro 2003 Elia Summa su questo destro di Livio, è solo il preludio però al vantaggio del Latina che arriva poco dopo la bella gestione di palla di Mastroianni che va da Di Livio, assist illuminante per Crecco che conta i rimbalzi, sbatte il pallone all'angolino, 1-0 per il Latina che passa dunque in vantaggio al 42esimo minuto, abbraccia Di Livio Luca Crecco, l'assist meraviglioso e il sinistro potente e preciso, secondo gol in campionato per il numero 26, poi ancora Di Livio, lancio lungo dopo 2 minuti per Dorazio che vince il rimpallo con Gilli, non può servire Mastroianni ma serve a rimorchio Cortinovis, il braccetto di difesa della Latina che ha seguito l'azione per fare il suo primo gol tra i professionisti per il giocatore cresciuto nelle giovanili di Virtus Verona Inter, apre il piatto, fa 2-0 nel giro di 2 minuti, il Latina ammazza il Picerno, poi prova anche a fare il terzo gol nella ripresa, ancora Summa con una parata sensazionale sul colpo di testa di Ferdinando Mastroianni, poi Paganini che non inquadra lo specchio della porta con il tiro successivo. Allora il Picerno che insiste, il colpo di testa di Cico che si infrange sulla coscia di Paganini, ha ben appostato sulla linea a salvare il suo portiere che non avrebbe potuto nulla neanche in quel caso. È un Picerno che vuole insistere, prova a farlo anche da calcio di punizione con Maiorino. E ancora Guadagno a dire di no in qualche modo, è un Picerno che ha inserito tanti attaccanti, uno di questi è D'Agostino che la mette dentro per un altro subentrato, cioè Petito che si infrange sul portierino svedese, poi sul prosieguo dell'azione è Gallo a provare la conclusione, chiusa da Marino, il pallone che sarà poi allontanato in via definitiva da Luca Crecco. È l'ultima emozione di questa partita che il Latina vince, è la quarta vittoria nelle ultime 5 fuori casa per i nerazzurri, seconda sconfitta di fila per il Picerno.